Ripartono le attività per una nuova stagione del Volley Saluzzo. Siamo in frequenza con Gabriele Donalisio, membro del direttivo di Volley Saluzzo. Benvenuto. Benvenuto, grazie. Dunque, quali sono le attività in programma a partire da questo mese? Per 2 settimane facciamo allenamenti preparatori per la nuova stagione con le ragazze che vanno dalle annate del 2008 in su, praticamente attività giovanile e attività senior, sempre con allenamenti nel palazzetto a Saluzzo. Poi, dopo l'inizio con la scuola, allora riprenderemo le attività regolari divisi per gruppi a seconda delle annate con ogni allenatore. Possiamo parlare di qualche novità quest'anno? Sì, quest'anno per il primo anno partiamo con un'attività anche maschile. Quest'anno, visto che abbiamo avuto l'altro anno degli iscritti sui giovani dei maschietti, allora partiamo appunto con questa attività maschile, solamente dedicata a loro il giovedì pomeriggio. Così vediamo anche di accontentare queste richieste che negli ultimi anni ci sono arrivate. Poi l'altra novità di quest'anno è che, visto comunque le problematiche che il Covid ha creato oramai da 2 anni, quest'anno proponiamo per i nuovi iscritti dai 6 ai 12 anni scontistiche riservate a famiglie in fragilità economica. Scontistiche che arrivano da voucher giovani FIPAV, dal nostro programma di inclusione sociale che si chiama Volley for All, finanziato dalla Fondazione Cerecuno. Con queste due iniziative riusciamo a proporre anche scontistiche e veniamo venendo un po' incontro alle problematiche che le famiglie in questi 2 anni purtroppo hanno riscontrato. Grazie per essere stato qui con noi. Va bene, grazie a voi. Grazie. È stato con noi Gabriele Donalisio, membro del direttivo di Volley Saluzzo.